Questo è un viaggio, come avete visto, in treno, in ascolto, in dialogo, al lavoro per cercare di far vedere una politica anche diversa, non che chiacchiera e basta, e sappiamo quanto le chiacchiere della politica romana comunque arrivino anche sul treno, ma per imparare, per prendere appunti. Il Freccia Bianca destinazione Italia è arrivato puntuale alle 8.36, prima fermata del tour abruzzese del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, Scerne di Pineto, dove è stato ospite della casa famiglia Madre Ester. Nessun accenno alle polemiche e alle spaccature interne al PD sul caso Banca Italia, né alle candidature abruzzesi per le prossime elezioni politiche di primavera con il governatore che si è sfilato. Attenzione rivolta all'ascolto delle persone e delle problematiche del territorio, questo sembra essere il mantra della lunga campagna elettorale che solo alle battute iniziali. La visita ai ragazzi della casa famiglia di Pineto mi ha emozionato, ha detto Renzi all'uscita della struttura religiosa. E ascoltare non significa soltanto ascoltare le realtà che funzionano, quelle belle, le realtà d'eccellenza che pure incontreremo anche in Abruzzo che ci sono, ma ascoltare anche il grido di dolore dei bambini, dei ragazzi. La casa Madre Ester è un punto di riferimento per noi importante, abbiamo imparato tante cose straordinarie, abbiamo discusso anche delle riforme della legge sul dopo di noi che Don Silvio, il fondatore, aveva in qualche modo anticipato. Abbiamo soprattutto ascoltato le parole dei bambini e dei ragazzi che vivono situazioni di difficoltà in famiglia. Ecco, io penso che la politica sia una cosa seria quando si occupa anche di questi temi qui, vorrei dire soprattutto di questi temi qui. Oltre al disagio sociale, altro tema caldo che il segretario PD ha potuto toccare con mano scendendo sul suolo regionale è quello del lavoro. Lavoro che non c'è e che sta andando via, come nel caso della Honeywell e dell'Atria, due vertenze, la prima nel Chietino, la seconda nel Teramano, che rischiano di lasciare a casa complessivamente oltre 500 famiglie. Nel pomeriggio Renzi incontrerà una delegazione dei dipendenti dello stabilimento di Atessa che produce turbocompressori. In mattinata invece c'è stato il colloquio con le RSU della Atria di Sant'Atto di Teramo. Ai lavoratori stanno per essere recapitate le lettere di licenziamento, ma le maestranze non vogliono demordere. E probabilmente avremo un incontro il 25 al Ministero e abbiamo chiesto un occhio di riguardo per la situazione dell'Atria, tutto qui. Anche se sappiamo che oggi partiranno le lettere di licenziamento per 55 lavoratori ed è anche un punto di non ritorno per questi ragazzi che usciranno. Il tempo di qualche selfie con i simpatizzanti PD presenti a Scerne e poi il viaggio è proseguito alla volta di Pescara, destinazione Ortucchio in provincia di L'Aquila, per una visita alla sede di Telespazio. Nel pomeriggio invece Renzi tornerà a Pescara per parlare di alternanza scuola-lavoro all'istituto alberghiero De Cecco, altro tema caldo al centro delle proteste degli studenti. Poi di nuovo sul treno destinazione San Salvo, dove sarà ospite della Pilkington. Qui sono probabili delle proteste già annunciate da un comunicato dei Cobas e rimbalzate su Facebook questa mattina a seguito del post del capo del personale della Denso, Marco Mari, che ha attaccato a muso duro Renzi. Posso affermare personalmente e professionalmente, ha scritto Mari, che non tributo nessun applauso a questo personaggio, anzi un vaffa, glielo andrei a gridare volentieri se non fosse che devo lavorare. La critica è riferita soprattutto alle misure per il mercato del lavoro varate sotto il governo Renzi.